Buonasera e bentrovati, gentili telespettatori di Teleprima, ad un nuovo appuntamento qui al tavolo della domenica. Torniamo con la nostra consueta postazione da remoto e questa sera andiamo a parlare di beni preziosissimi, tra cui il mare, e lo faremo con Carmine Esposito, delegato di Mare Vivo Campania. Buonasera, dottore Esposito, e grazie per aver accettato il nostro invito. Buonasera. Per iniziare, dare anche un'introduzione ai nostri telespettatori, che cos'è e da dove nasce Mare Vivo? Mare Vivo è l'associazione ambientalista che opera in ambito nazionale e internazionale da oltre 30 anni. Si occupa della tutela del mare, come indica il nome, ma anche dell'ambiente in generale. Opera attraverso un proprio comitato tecnico-scientifico formato da docenti, ricercatori, esperti delle varie materie che l'associazione tratta, da una propria divisione subacquea, dalle delegazioni territoriali, appunto il sottoscritto rappresenta la Campania, e divisione vela piuttosto che kayak, che sono le ultime arrivate, grazie a un protocollo d'intesa che è nato con la Lega Navale Italiana, proprio avente ad oggetto la riduzione dell'inquinamento marino da microplastiche, quindi un progetto molto interessante. Le attività che l'associazione svolge riguardano temi che mirano a sensibilizzare l'opinione pubblica o le istituzioni di riferimento verso quel bene prezioso che è il mare. Prezioso, dopo, insomma, ne parleremo, ne spiegherò il perché. E riguardano, non so, temi come educazione ambientale, sviluppo sostenibile, la ricerca scientifica e le attività anche ambientaliste in senso stretto, come quelle delle pulizie dei litorali e dei fondali, che lungi da noi dal voler risolvere il problema dell'inquinamento in questo modo, ma sono molto utili per sensibilizzare la cittadinanza verso comportamenti più diligenti verso l'ambiente. Sì, esatto, sicuramente tantissime attività per un bene preziosissimo come il mare, ma nello specifico quali sono i suoi compiti come delegato della Regione Campania? Ma la delegazione campana, come tutte le altre delegazioni che negli ultimi anni sono anche molto cresciute, noi siamo davvero presenti in tutta Italia e anche in regioni che non si affacciano sul mare, perché Mare Vivo, come le dicevo, si occupa della tutela del mare, ma dell'ambiente in generale. Ma è anche vera una cosa, grazie a un nostro contributo scientifico, nel nostro comitato tecnico-scientifico, e finalmente adesso gli enti preposti ci stanno ascoltando. I fiumi, per esempio, sono collegati al mare, così come i laghi, eccetera, eccetera. Tanto è vero che sono dei veri e propri nastri trasportatori di rifiuti, a volte, di materiale di ogni genere che arrivano al mare, visibile e non visibile. Quindi anche i comuni montani devono in qualche modo essere educati, informati e formati verso attività che vanno verso la tutela dell'ambiente e del mare in particolare. E praticamente le delegazioni svolgono comunque due tipi di attività, quelle, diciamo, dettate dall'Associazione Nazionale, quindi le campagne di formazione e informazione, piuttosto che i programmi di educazione ambientale nelle scuole, o la ricerca scientifica, o attività, insomma, che mirano alla valorizzazione del patrimonio paesaggistico, naturale e ambientale dei nostri territori. E poi hanno altri tipi di attività che sono più o meno mirati verso criticità, o mirano a cogliere delle opportunità che sono dettate dalle esigenze o, insomma, ambiti territoriali locali. Questo sicuramente è molto importante. Dottore Esposito, vorrei farne una domanda un po' più generale e credo che sia importante perché ci deve essere un impegno come l'associazione, come la vostra associazione, ma deve partire tutto anche dal singolo cittadino. E dunque le chiedo perché un cittadino dovrebbe dire mi impegno per l'ambiente?
Perché, guardi, se vogliamo che la vita sia ancora possibile su questo pianeta, dobbiamo necessariamente tutelare l'ambiente, perché tutelare l'ambiente è tutelare noi stessi. E anzi, proprio questo è proprio il collegamento pure agli obblighi, ai diritti costituzionali, che è la tutela della salute. Infatti noi cerchiamo di inculcare, trasmettere ai ragazzi e ai più giovani che la tutela dell'ambiente è anche la tutela della salute. Quindi non solo deve essere visto come forma di rilancio, del benessere economico e sociale, ma anche come forma di tutela della salute, perché se roviniamo l'ambiente, roviniamo gli ecosistemi, roviniamo le catene alimentari, eccetera, eccetera. Infatti, questo insegnamento è stato ben trattato, ampiamente trattato, e non oso neanche discutere dall'enciclica di Papa Francesco, che insomma rivolto, dove spiega bene l'interconnessione di tutti gli esseri viventi, e anche non viventi sul pianeta Terra. Ci sono però dei cambiamenti che portano a dei risultati. Vado ad elencare due dati per i nostri telespettatori che lei sicuramente conoscerà, perché con varie leggi approvate, innanzitutto con lo stop alle microplastiche nei cosmetici da risciacquo e lo stop ai cotton fioc non biodegradabili, c'è quella foto del cavalluccio marino con il cotton fioc, dunque una foto importante, e su questo volevo chiederle, secondo lei il cambiamento è davvero possibile? Sì, assolutamente, quelle sono due vittorie nostre, quindi immagina quanta energia abbiamo speso per arrivare a quel risultato. E finalmente ci siamo arrivati, perché ormai i cambiamenti climatici sono a vista d'occhio, e quindi era necessario un'inversione di tendenza. Infatti, insomma, la sfida costante al quale noi invitiamo gli operatori economici è proprio quella di razionalizzare i processi produttivi a terra. L'inquinamento marino da microplastiche non si riduce andando. Sì, certo, sono azioni importanti quelle di andare a recuperare plastica piuttosto che vietarne l'immissione in mare o controllare l'immissione in mare, però la sfida più importante è quella di razionalizzare a terra il processo produttivo di questo importante prodotto. La Campania, regione meravigliosa a mio avviso, è bagnata dal mare. Allora introduciamo questo discorso e le chiedo com'è la situazione del mare, la situazione ambientale in regione. Ma guardi, noi avevamo fatto un plastico qualche anno fa, che ben fotografava anche dal punto di vista sinottico la situazione della depurazione in Campania, vabbè, come quella di tante altre realtà, voglio dire, e sono state messe in campo delle azioni, purtroppo, talvolta a causa di problematiche burocratiche, piuttosto che, insomma, non si riesce in qualche modo a far decollare in maniera sistematica il funzionamento dei sistemi di depurazione. Però voglio dire, gli enti preposti stanno lavorando in tal senso. Speriamo che anche questa bufera, questa emergenza epidemiologica, smuova un po' le coscienze e la macchina amministrativa burocratica, insomma, snellisca un po' le procedure e si arrivi all'obiettivo. Purtroppo ci sono tante problematiche che andrebbero risolte. Noi le abbiamo documentate, ne abbiamo parlato negli enti preposti, insomma, nelle sedi competenti, e ci aspettiamo un risultato. Ci può dire quali sono queste problematiche che avete riscontrato? Ma nello specifico non le saprei dire, sono diverse, però non mi sembra la sede opportuna, ecco, per. Poi al massimo, se ci ponete un quesito, vediamo attraverso il nostro comitato tecnico di darne una risposta sicuramente più precisa. Certo, allora resto in tema Campania, l'ha introdotto lei il discorso Covid, dunque le chiedo se e come il coronavirus ha influenzato le attività di Mare Vivo.
E certo, noi abbiamo lanciato un'attività proprio nella prima quarantena, nel primo lockdown riguardo che si chiamava Il mare al tempo del coronavirus, cioè monitorammo, grazie anche a forze dell'ordine che spesso ci sostengono, piuttosto che a operatori di altri settori nostri associati o a altri volontari. Il mare e l'ambiente in generale, anche a terra, proprio ha subito un grandissimo cambiamento in quel periodo, proprio causato dal fatto che l'uomo non aveva più influenza diretta, diciamo, sull'ambiente. E quindi abbiamo visto acque in determinati posti della Campania dove solitamente ha un colore grigiastro trasparente, o piuttosto che abbiamo visto il ripopolarsi di alcune specie animali, abbiamo visto il contatto di animali che spesso non si avvicinano in certi ambiti, li abbiamo visti insomma scorrazzare per rapporti o fiumi, e quindi abbiamo potuto constatare che l'uomo purtroppo oggi ha una forte influenza e anche negativa sulle specie animali e sulla flora e fauna in generale. Proprio su questo, tra l'altro, mi viene in mente che in settimana, e siamo praticamente al mese di maggio, ho letto un articolo che il mondo praticamente sono state già consumate le risorse disponibili per il 2021. Insomma, è un problema generale e sembra che questa inversione di tendenza ancora non ci sia. Eh sì, quella della razionalizzazione a tutti i livelli è una sfida importante che anche l'Europa ha lanciato. Si spera che per il 2030, insomma, si inneschino dei processi di razionalizzazione energetica o di risorse alimentari o comunque di altri commodity in generale. Prima di proseguire questa nostra chiacchierata con il delegato Marevivo Campania Carmine Esposito, ci prendiamo qualche secondo di pubblicità, torneremo dopo un piccolo break. Una lente di ingrandimento sull'Italia e sulla Campania. Un occhio attento su tutto ciò che avviene in città. Benvenuti su Notis, quotidiano online di informazione nazionale e regionale. Focus sulla cronaca, politica, attualità, cultura, spettacoli e sport. H24. Ci puoi trovare su www.notix.it e sulle nostre pagine social con i canali dedicati su Facebook, Instagram e YouTube. Tutta l'informazione nazionale e regionale solo su notix.it. Eccoci rientrati in studio qui al tavolo della domenica, postazione da remoto. Questa sera siamo in compagnia dello dottor Carmine Esposito, delegato Marevivo in Campania. Dottor Esposito, ci terrei a restare sul discorso Campania. Abbiamo affrontato prima della nostra pubblicità, anche perché le dico che in preparazione dell'intervista ho visto delle immagini che testimoniano una buona partecipazione dei cittadini per risolvere questi problemi e proseguire in una campagna di responsabilità. E dunque le chiedo, lei vede questo senso di responsabilità nel cittadino campano e se c'è bisogno di fare di più? No, assolutamente. Se lei vede, noi abbiamo anche dati proprio. Se lei vede comunque le generazioni, più andiamo avanti nelle generazioni, più c'è una certa sensibilità verso certi temi. Questo a livello, diciamo, macro. A livello campano, se lei vede un dato, per esempio, lampante, è la nascita di tantissime associazioni ambientaliste e soprattutto alle quali piace giocare di squadra. Noi siamo inseriti, non so in quanti partenariati, con tante associazioni ambientaliste fatte di giovani, di anziani, di mamme, di nonni, piuttosto che locali, piuttosto che dedicate al Sarno o al litorale Domizio.
quindi collaboriamo quotidianamente tutti insieme e devo dire c'è pure una certa interlocuzione, una certa interazione che sta facendo molto bene sia all'ambiente che agli enti preposti, che talvolta non è che lo fanno per, diciamo, in maniera volontaria, ma spesso i danni o insomma le sviste in ambito ambientale sono dettati anche da vacatio amministrative o burocratiche o disinformazione. Quindi stiamo facendo un ottimo lavoro di formazione e informazione in questo senso, anche agli enti preposti. Proprio a livello di informazione e formazione, lei lo aveva anticipato in apertura con tutta una serie di progetti relativi alla Regione Campania. Dunque, ci può dire quali sono i progetti che sono in programma per Mare Vivo? Mare Vivo è in programma campagne di formazione e informazioni, a parte le solite legate alla pneumatici fuori uso piuttosto che cicche di sigaretta, sulle quali ormai stiamo avendo dei risultati straordinari, ma adesso una delle prossime sfide saranno le microfibre, che dettate anche dai lavaggi delle lavatrici di indumenti eccetera, i filtri spesso non trattengono queste fibre che vanno in mare e vengono scambiate per plancton o altri bivalvi o altri esseri viventi e vengono mangiati da pesci, dai pesci, fino a che poi queste fibre entrano nella catena alimentare esattamente come le microplastiche. Quindi questa sarà una delle prossime campagne e poi soprattutto quelle legate ai giovani. Ci batteremo tanto sempre per i giovani, perché con loro possiamo ottenere risultati straordinari e veramente possiamo puntare al cambiamento. Ecco, infatti lei lo diceva prima, lasciare tutto alle generazioni future, e dunque a questo punto è giusto chiederle se secondo lei, nonostante vadano comunque evidenziate le difficoltà a causa del Covid, ma quanto è importante partire proprio dalle scuole? E dalle scuole è importantissimo, perché se lei vuole invertire una nefasta tendenza, penso che, ma lo dicono anche personaggi illustri, che bisogna puntare ai bambini, perché solo così riusciamo a incidere su quel determinato comportamento. Quindi agire sulle scuole è molto importante, soprattutto in determinate fasce d'età, dove tu realmente ottieni il cambiamento di quella tendenza, di quel comportamento. E quindi riesci a mettere, diciamo, genitore, come dire, riesci a ottenere dall'umanità il cambio di tendenza verso quella nefasta e negligente, come dire, come quel nefasto e negligente comportamento. Quindi per noi le scuole sono fondamentali, soprattutto in determinate fasce d'età. Poi, a seconda dei cicli, vengono insomma calibrate delle attività formative legate alla tutela dell'ambiente, perché i contenuti devono essere, ovviamente, anche se il messaggio è lo stesso, poi i contenuti devono essere insomma somministrati in maniera diversa ad un bambino dell'elementario, delle medie o del liceo. Ecco, su questo le chiedo se lei come delegato e voi come associazione Mare Vivo sentite di avere un ruolo formativo da questo punto di vista. Sì, assolutamente. Guardi, un'altra vittoria di Mare Vivo, grazie alla campagna ambientale nazionale lanciata qualche anno fa col Ministero dell'Ambiente, dell'Istruzione e Ricerca, con le capitanerie di porto, altre associazioni ambientaliste, siamo riusciti ad ottenere, a riottenere, perché già c'era anni fa, l'educazione civica e ambientale nelle scuole.
Purtroppo negli ultimi anni questa materia è stata sottovalutata ed è sparita da tutti i programmi didattici. E grazie al nostro intervento, invece, qualche anno fa è stata reinserita ed è stata di nuovo resa obbligatoria l'insegnamento a partire dalle scuole medie e liceo. Invece, grazie all'interazione, a un protocollo d'intesa che noi abbiamo con una scuola paritaria primaria di Napoli, che è l'Istituto Bianchi, abbiamo inserito nel programma didattico già delle elementari questa materia. L'educazione ambientale al Bianchi viene regolarmente svolta anche nei cicli primari. E quindi, perché riteniamo sia molto importante che un bambino arrivi ai cicli superiori, quali come le medie piuttosto che il liceo, già con alcune nozioni che sono importanti per la tutela dell'ambiente. Lei prima ha parlato di rapporti, potrei dire, cordiali con le altre associazioni per quello che in realtà è un obiettivo comune, ma posso chiederle quali sono i rapporti invece con le istituzioni? Dunque, parlo di sindaci, province e la regione Campania. Sono abbastanza buoni, cordiali e sempre opportunità di confronto, diciamo, e crescita reciproca. Quindi, innanzitutto noi siamo apartitici e quindi insomma, condividiamo qualsiasi amministrazione purché faccia e adotti determinate scelte. Quindi, sono assolutamente buoni, con molte amministrazioni collaboriamo da tanti anni, abbiamo istituito dei protocolli d'intesa che mirano a sensibilizzare la cittadinanza verso comportamenti più diligenti, abbiamo ottenuto dei risultati straordinari negli anni, il cambiamento di comportamento di alcune comunità di pescatori piuttosto che di operatori marittimi, quindi abbastanza buoni, sia a livello locale che nazionale. Ecco, si viaggia tutti per lo stesso obiettivo e a mare vivo ci sono anche i cavalieri del mare, ovvero personalità influenti del mondo dello spettacolo e della cultura che condividono i vostri stessi obiettivi. Ecco, da questo punto di vista, quanto è importante avere una maggiore cassa di risonanza? Ma come lei sa, oggi è molto cambiato rispetto a qualche anno fa, perché quando si parlava di alcuni temi, ovviamente noi per tutte le campagne di informazione tendevamo sempre a scegliere un testimonial famoso proprio per arrivare a giovani e bambini in maniera più capillare. Purtroppo dovevamo utilizzare alcuni canali perché altrimenti il nostro messaggio veniva veicolato, insomma, in maniera distorta. Perché tocchiamo degli argomenti, insomma, che spesso a loro volta toccano degli interessi delicati, insomma, del processo economico. Oggi è cambiato molto, devo dire. L'iniziativa Cavalieri del Mare perché a tutti i livelli riteniamo debbano essere veicolati certi messaggi, per cui in tutte le sfere della società deve giungere il messaggio di Mare Vivo, che poi è soprattutto quello di tutela del mare e dell'ambiente. Tutela fondamentale che tra l'altro Mare Vivo consente anche nei luoghi di lavoro con la possibilità di diventare plastic free. Sì, aziende, organizzazioni, enti pubblici e privati, scuole, università, mezzi di trasporto, tutti. È una campagna lanciata col Ministero dell'Ambiente che l'ha fatta sua, denominata Plastic Free, prevedendo addirittura un protocollo di comportamenti e di scelta di alcuni proprio attrezzature o insomma macchinari piuttosto che protocolli comportamentali proprio di tutti i frequentanti quell'organizzazione, dipendenti, clienti, fornitori, eccetera. E quindi una vera e propria svolta è stata. Infatti, anche da noi, vede, c'è. Una svolta che credo si tratta di un'altra vittoria per Mare Vivo e allora mi piacerebbe chiudere questa intervista con un messaggio positivo chiedendole quali sono i suoi obiettivi e auspici per
per il futuro, personali se vuole, ma anche di Mare Vivo? Le ripeto, la campagna contro le microplastiche e quindi microfibre e soprattutto l'attenzione alla depurazione, l'attenzione alla pulizia dei fiumi, perché sono dei veri e propri nastri trasportatori di rifiuti a mare. Si può fare con poco, e anche adesso c'è il piano di rilancio che prevede tanti fondi, quindi si possono trovare tante soluzioni, si può difendere l'ambiente e generare anche lavoro, anche posti di lavoro che prima non c'erano, e soprattutto, come le dicevo, potenziare i programmi di educazione ambientale nelle scuole. Dottor Esposito, io la ringrazio per il suo tempo, le sue parole, e le faccio un grosso in bocca al lupo per il futuro. Grazie, buona serata, a presto. Ringraziando nuovamente il dottor Carmine Esposito, delegato di Mare Vivo Campania, questa puntata del Tavolo della Domenica termina qui. Io vi ringrazio come sempre per averci seguito, vi rinnovo l'appuntamento a domenica prossima qui sempre su Teleprima alle ore 21:30 con il Tavolo della Domenica. Da parte mia grazie nuovamente per averci seguito e buon proseguo di serata.